Amici di calciomercato.com, bentornati nella nostra redazione. Oggi consueto appuntamento settimanale con la Fanta polemica, i casi Fanta calcistici del weekend. Partiamo da due differenze di voto. Una è quella di Kurtic, centrocampista del Parma, in gol nella sfida contro la Fiorentina, 7 per fantacalcio.it, 6 per Magic. Non siamo più dalla parte di fantacalcio.it perché Kurtic è il Parma per provare a sperare nella salvezza ha bisogno dell'ex Atalanta, e quindi secondo noi la sua è stata una prestazione sicuramente da 7 e non da 6. Altra differenza di voto per un top del fantacalcio, per un top della Serie A, che è Romelu Lukaku, 6 per Magic, 5 per fantacalcio.it, e noi siamo più propensi questa volta per dargli un'insufficienza per una volta, perché Big Rom non ha brillato come al suo solito. La sufficienza ci sembra eccessivamente troppo, avremmo capito di più un 5,5, però 6 è decisamente un voto troppo alto per il 9 dell'Inter. Infine un assist, quello assegnato da fantacalcio.it a Saelemaekers, esterno del Milan, che invece non è stato assegnato da Magic, e noi siamo dalla parte di Magic perché il passaggio praticamente vede due giocatori protagonisti, perché poi c'è il velo di Leao, la finta di corpo di Dalot per arrivare alla conclusione splendida che ha portato al gol del 2-0 del Milan contro il Verona. Quindi per noi non è mai assist quello di Saelemaekers. Questi erano i nostri tre casi del weekend, i vostri invece li aspettiamo come sempre nella sezione commenti.